per imparare a conoscere il nostro corpo e ad amarlo dall'età più giusta, che è quella adolescenziale, perché è un'età particolarmente esposta a rischi ed è un'età dove corrette abitudini, se vengono imparate, ci consentono di preservarci il più a lungo possibile. Ragazzi, discutano di un argomento che è bello affrontare sin da piccoli per crescere in salute e stare il meglio possibile, godersi la vita il più a lungo possibile. Meraviglioso è il progetto portato avanti dalla vostra scuola di riferimento, cioè dalla scuola di secondaria di primo grado Salinari. Per dare loro la possibilità di crescere al meglio, perché saranno i dirigenti e le menti future. L'esperienza della prevenzione è un discorso che stiamo portando avanti da molto tempo e quando l'insegnante Rossetti si è rivolta a noi per proporre questa bella iniziativa ha trovato terreno fertile, perché, e va il saluto e il ringraziamento della scuola, i 6 docenti di scienze matematica hanno effettuato un bel lavoro che certamente non si conclude in data odierna, ma che vede alla ribalta i ragazzi della terza media, ma avremo altri due momenti conclusivi con i ragazzi della seconda media durante il mese di febbraio e con i ragazzi di prima media, che avverrà intorno al mese di aprile. Perché questa periodizzazione del proprio per ottenere risultati più concreti. Partiamo dai più grandi per arrivare ai più piccoli, quindi il coinvolgimento è totale. E l'attenzione e il silenzio che i ragazzi stanno osservando è frutto proprio della loro maturità e dell'atteggiamento sensibile e responsabile di tutti.